Sono qui in delegazione italiana in questa settimana in Cina con l'intento di avere accordi e collaborazioni rispetto allo sfruttamento e la valorizzazione dei risultati della ricerca ottenuti nel settore dei materiali compositi. Abbiamo avuto molti incontri, molto feeling su alcuni aspetti e probabilmente potrà essere sviluppato un accordo che deve definire la trasferibilità di alcuni risultati della nostra ricerca nel settore automobilistico. Inoltre alcuni dei nostri soci, il CNR per esempio, ha stretto numerosi accordi sia con università sia con centri di ricerca qui a Pechino e a Chongqing e nei prossimi mesi svilupperemo azioni congiunte che non siano solo di ricerca ma anche appunto di impatto economico dei risultati della ricerca.